sezione Annede di Bologna abbiamo pensato di onorare questo insolito 25 aprile con la lettura partecipata di un libro sulla Resistenza. Non si tratta di una lettura integrale, ma di brani scelti e affidati a 12 di noi volontari che hanno aderito a questa iniziativa, ognuno ovviamente dalla propria abitazione. È stato anche un modo per noi di sentirci vicini, uniti e ancora attivi in questo momento così strano, sospeso. Il libro che abbiamo scelto è Io partigiana, la mia resistenza, di Lidia Menapace, classe 1924, donna che è stata giovanissima partigiana e che ha dedicato poi gran parte della sua vita all'insegnamento e alla politica attiva. Il testo è il racconto del periodo resistenziale, fatto di ricordi, di emozioni ancora vive nonostante il passare del tempo. Il tono è lieve, spesso ironico, ma anche dolente quando si tratta di rievocare i fatti più drammatici. E l'analisi storica è puntuale e affidata anche a schede di approfondimento fuori testo. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e buon 25 aprile. La mia famiglia era di tradizioni repubblicane mazziniane da parte di mio padre, anarchica da parte di mia madre, e questo ci forniva un buon margine di sospetto verso la politica ufficiale, perché eravamo state allevate ad aneddoti sui Savoia, ignoranti come capre e prepotenti o stupidi. Quando iniziai la scuola elementare nel 1931, nono anno dell'era fascista, all'era di Cristo bisognava aggiungere quella fascista, modesti. Già era obbligatorio iscriversi alle organizzazioni fasciste per bambini e bambine, altrimenti non si poteva frequentare, sicché quando mi iscrissero alla prima elementare, insieme divenni una piccola italiana e ricevetti la relativa tessera. Le classi erano numerose e le maestre erano per lo più di formazione prefascista e pedagogicamente autoritarie, comunque donne preparate e con una forte coscienza di sé e della propria funzione sociale. Molte capivano che la scuola era ineguale e perciò favorivano le bambine povere e di ceto poco colto, prestando loro particolare attenzione. Le differenze sociali erano molto visibili. I miei ci mandarono tutti e tre, mia sorella, il fratellino e me, alle scuole pubbliche, sia perché erano laici, sia perché convinti che bisogna abituarsi a stare insieme. Ed inoltre che le scuole dei preti e delle suore, a parte quando si occupavano di orfani o abbandonati, erano per i ricchi e davano una formazione che, oltre all'obbedienza, virtù carissima anche al fascio, allenava la gratitudine, mentre i miei erano dell'opinione che non bisogna essere grati per aver avuto soddisfatti i propri diritti. Per quelli è solo giusto alzare la voce se non vengono rispettati. Il primo accenno di coscienza politica contro nacque durante l'elementare. C'era il fastidio di doversi vestire in divisa da piccola italiana e andare a scuola così bardata. E c'erano la marcia e gli esercizi del sabato pomeriggio. Ma la coscienza vera nacque quando un giorno due ragazzine coetanee, rispettivamente mia e di mia sorella, e nostre compagne di classe, non si presentarono a lezione. Si chiamavano Esther e Ruth. Ese e io eravamo molto invidiose dei loro bellissimi nomi esotici che attribuivamo a nient'altro che alla fantasia dei loro genitori. Allora non si aveva accesso al telefono per i compiti, ma si usava recarsi a casa della compagna assente a portarli. E così facemmo quella volta. La domestica ci avvisò che i compiti non servivano perché le due sorelline non sarebbero più venute a scuola. Domandammo perché e ci fu risposto: perché sono ebree.
Ricordo come fosse oggi che mia sorella e io letteralmente non capimmo che cosa la domestica volesse dire. Intendevamo una parola dietro l'altra, ma non in senso. Tanto che commentammo: che stupida ragazza di campagna! Non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei. Dato che l'unico motivo che potevamo immaginare per stare a lungo via dalla scuola era il morbillo o la tosse canina. Di nuovo ponemmo la questione a mio padre, il quale ci spiegò che le leggi vietavano bambini e bambine ebrei di frequentare la scuola e ci potevano andare solo gli ariani. Gli ariani, e chi sono? Domandai. Noi, rispose papà. Mi vergogno a dirlo. E io mi vergogno di vivere dove una che se si chiama Esther o Ruth resta ignorante. Quando alla fine dell'anno portai a casa la pagella con su scritto di razza ariana, mia madre, dopo avermi chiesto se ero stata promossa, mi disse di strapparla. Perché non siamo animali. E le razze sono solo equine, bovine, suine e canine. A Novara abitavamo molto vicino alla stazione ferroviaria, obiettivo privilegiato dei bombardamenti alleati. Eravamo rimasti in città fino a quando era stato possibile. E dopo che i bombardamenti erano diventati frequenti, papà aveva provveduto a metterci al riparo trovandoci un lussuoso sfollamento nel castello di un paese vicino, Baraggia di Suno, dove viveva ancora un vecchio conte che affittava parte della sua dimora alle famiglie che scappavano dai pericoli della città. Avevamo tre enormi stanze e una piccola dispensa. Le stanze erano arredate in un bellissimo stile impero ed inoltre contenevano quasi tutti i nostri mobili di casa. Nell'appartamento di città erano rimaste poche stoviglie, un tavolo, alcune sedie e delle reti metalliche per dormire occasionalmente. Il papà era restato in città al lavoro, faceva il geometra e ci raggiungeva il sabato. Mia sorella ed io ci recavamo spesso a Novara in bicicletta per attendere a varie cose. I nostri erano impegni di carattere casalingo, bisognava farsi vedere nella casa perché non sembrasse disabitata, col rischio che venisse requisita. Bisognava darsi da fare per gli approvvigionamenti, che diventavano sempre più difficili, e soprattutto bisognava occuparsi di papà, che era stato richiamato e prestava servizio presso il suo reggimento, il 17° artiglieria. Veniva quasi ogni giorno a casa e noi cercavamo di preparargli qualcosa di buono da mangiare. Il 25 luglio del 1943 scendevamo in treno verso Novara perché era festa nella nostra famiglia, in quanto era il giorno onomastico di mio padre, che si chiamava Giacomo. La festa domestica fu quella volta sommersa dalla notizia incredibile della caduta di Mussolini. Mi ricordo una giornata di vera e grande e anche spensierata felicità popolare. Uscivamo da scuola prima, le lezioni vengono sospese. È caduto Mussolini! Gridano dalle strade, finestre, botteghe. Dicono di levarsi la cimice a chi ancora non lo sa e porta il distintivo del Partito Nazionale Fascista all'asola della giacca. Tutti fummo presi da una profonda gioia e dalla speranza che presto potesse arrivare la pace. Ma adesso cosa succede? Ci chiediamo. Preoccupate perché papà inopinatamente è stato richiamato in servizio militare proprio quell'estate del 1943. Lui, non più giovane, aveva fatto già la prima guerra mondiale e ora, cinquantenne, è stato messo nella caserma del suo reggimento di stanza a Novara.
in ufficio per lavori non militari ma amministrativi, essendo un capitano in congedo e insomma evidentemente ancora mobilitabile. Torna a casa a pranzo come sempre, condivide la nostra gioia e ci dice solo che saprà tra qualche giorno se verrà finalmente congedato e potremo riprendere riuniti la nostra vita pacifica. Torniamo a Sunno quella sera e anche la mamma è molto allegra, sia politicamente sia sentimentalmente, perché non ha mai potuto sopportare Mussolini, quello là che parla dal poggiolo. Comune convinzione popolare è che la guerra sia finita, invece. 8 settembre non successe niente. Noi eravamo a Sunno tranquilli. Papà telefonò tradendo una certa preoccupazione, ma come al solito tenendosi per sé le cose nere o brutte. Qualche giorno dopo, il 12, era l'onomastico di mia sorella e decidemmo di scendere in città, lei e io. Avremmo pranzato con papà e poi a cena avremmo festeggiato con la mamma e Aldo. Avevamo raccolto dei funghi e pensavamo di preparare, giusto per cambiare, risotto con i funghi, appunto. Mangiare sopraffino è adatto ai festeggiamenti. La città era animata e nervosa. La portiera ci informò che il generale comandante della piazza aveva tradito e consegnato tutti gli ufficiali, richiamati in caserma, ai tedeschi sopraggiunti in forze. Verso la fine della mattinata arrivò trafelato l'attendente di papà, un mantovano di nome Santo, a chiederci di nasconderlo in casa e di procurargli un abito borghese. D'accordo, ma ci spiegasse. Disse che tutti i soldati scappavano, che i tedeschi avevano preso tutti gli ufficiali, li trattenevano in caserma e lui voleva tornare a casa. Gli demmo un vestito borghese. Nel pomeriggio scappò. Ci arrivò una sua lettera dopo 3 settimane. Era arrivato a casa. Ci imponemmo di fare tutto quello che dovevamo, fino al famoso risotto con i funghi, ma non lo mangiammo e papà non si fece vivo. Una nostra vicina di casa, il cui marito anche era stato richiamato, e che era Croce Rossina, pensò di indossare la divisa della Croce Rossa e di recarsi in caserma per tentare di sapere qualcosa. Le demmo una valigetta con alcuni capi di vestiario per papà, casomai avesse dovuto trattenersi fuori casa per qualche tempo. Era un bellissimo settembre e perciò una maglia di lana leggera, dei calzini, un paio di camicie e un impermeabile. Papà tornò di lì a 2 anni, dopo due tremendi inverni, uno in Polonia e uno in Germania. Quando penso alla maglia di lana leggera. Già dalla fine di settembre ho deciso che devo agire. Voglio entrare in contatto con i partigiani. Voglio fare qualcosa per aiutare gli ebrei. Voglio fare qualcosa di positivo contro il nazismo, contro il fascismo. E cerco di ascoltare, di vedere, di sapere. È duro resistere. Manca tutto. La mamma decide che a Suno siamo stati abbastanza e che conviene tornare a casa Novara, dove abbiamo più conoscenze e un po' di parenti. Insomma, una cerchia meno estranea. Rientriamo in città, cerchiamo di essere più di cuoio che possiamo. Nessuna di noi piange. E ci capita di dover scendere in rifugio la notte, perché i bombardamenti alleati continuano, ma il bombardamento non sembra nemmeno il peggiore dei mali. La nostra cantina è attrezzata, scende giù tutto il condominio. Un po' di signore recitano il rosario, altri sonnecchiano sulle panche. Ciascuno di noi ha una borsa con una bottiglia d'acqua, un panino, una mela, soldi, gioielli, un cambio di biancheria tanto da sopravvivere se per caso non si potesse uscire dal rifugio. E passano i giorni, le notti. Continuiamo ad andare a scuola. Sono ormai all'università e vado spesso a Milano. Io frequento la Cattolica. Se devo andare a lezione uso il treno, ma poi viene bombardata anche la ferrovia e perciò vado in bicicletta da Novara a Milano. A Milano compro un po' di verdura e quel che trovo da mangiare e lo porto a casa. Cercano di tenere un po' più rifornite le grandi città perché hanno paura della reazione della folla se ha fame. Manzoni insegna. A Milano alla Cattolica c'è molto fermento antifascista. La volta che bombardano il ponte sul Ticino mi trovo al ritorno a dover cercare da dormire senza poter raggiungere Novara. Dormo nel lettone con la moglie di uno che mi ha invitato a casa sua e che occupa il divano. Episodi di solidarietà durante la guerra furono frequenti. Non ho mai più rivisto i miei ospiti.